e benvenuto ancora davvero alla nostra assemblea. Buongiorno a tutti, scusate il ritardo, anche perché si è fatta una certa, no? A Firenze si dice il tocco, che è un modo di dire molto bello per dire che è l'una. Dobbiamo salutare anche i non toscani, vorrei salutare particolarmente i liguri, visto che ci sono diversi amici che vengono dalla Liguria, e scusarmi con loro se domani purtroppo non potrò essere a Genova, perché vado al funerale di Shimon Peres, il grande premio Nobel della pace, a cui dedichiamo un pensiero, ma i lavori del Bisagno partono, quindi un messaggio anche ai liguri è fondamentale, perché a proposito di dissesto questo è uno dei punti fondamentali. Io la faccio breve, anche perché ci sono degli impegni concreti da prendere, e poi siccome Roberto, Enzo e tutti voi tutte le volte fate giustamente delle richieste, stavolta vi frego, vi do un annuncio che non è stato richiesto, quindi cerco di essere il più breve possibile. Allora, primo punto, noi ci siamo visti all'Expo, 15 settembre. Un solo concetto che vale per tutti, destra, sinistra, sopra, sotto, nord, sud, per tutti. Quando l'Italia fa vedere il volto più bello, in quel caso legato all'agroalimentare, perché l'Expo, ricordate, era dedicato a questo, l'Italia è nelle condizioni di farci fare bella figura nel mondo. Quando l'Italia, cioè, la fa finita con le polemiche, con le discussioni, con le critiche, siamo a Firenze, vi immaginate se non si possono fare polemiche e critiche, ma quando all'esterno ci leviamo di dosso i colori di ciascun partito, di ciascun gruppo, e ci mettiamo a rappresentare, come fanno i sindaci tutti insieme, il tricolore, l'Italia ci fa fare bella figura nel mondo. Io vi voglio dire grazie per l'iniziativa del 15 settembre all'Expo, io a voi, non voi a me, perché grazie a quella iniziativa e a tante altre abbiamo fatto vedere al mondo che cosa significa essere italiani, che non è sempre soltanto rinunciare alle grandi opportunità, rinunciare alle occasioni, ma fare come si è fatto con l'Expo. C'erano degli scandali, si sono mandati in galera i ladri, si è preso la procura anticorruzione e si è fatto l'Expo, perché l'Expo ha permesso a 21 milioni di cittadini di venire a Milano, ha permesso di far crescere le esportazioni e ha permesso a tutti noi di dire: sai che c'è? Io sono orgoglioso di essere parte di questa grande famiglia che è la famiglia italiana. Per tutti questi motivi il mio è un grazie alla Coldiretti. Lì ci siamo presi degli impegni, l'abbiamo detto. Abbiamo detto che c'era l'impegno dell'IMU e dell'IRAP agricola, è andata. Ve lo voglio dire perché potrei venire qui a farlo splendido, è il minimo. È inutile venire a dire: ah, vi si è abbassato un po' le tasse, perché ancora, io lo so, ricordatevi sempre, sono nipote di un maialaio, come si dice, no, tecnicamente, di un sensale, di un uomo che, se c'è qualcuno del Valdarno, sa perfettamente che il nonnadone andava a vendere i maiali e sono molto fiero delle mie, cara Ilaria, alla Cittina, pensare che io sono orgoglioso del fatto di venire da questa tradizione, perché ci sono dei valori profondi in questa tradizione che mio nonno mi spiegava dicendo: quando guardi negli occhi una persona e gli dai la mano non hai più bisogno del notaio. Questi erano i sensali di un tempo, e di questi valori io sono orgoglioso figlio, anzi più correttamente nipote. Quindi io vengo da una certa storia che non mi vergogno a dire. E poi il contadino viene dal contado, no? Quando sono diventato sindaco a Firenze mi hanno fatto: e non tu sei di Firenze, tu sei di Rignano, e ti hanno ripreso con la piena, tu sei di contado. Quindi io, ed è vero, lo so anch'io, grazie dell'aiuto, cioè, no, mi ha detto uno: è vero, aveva paura che avessi dei dubbi di autostima. Non. Il punto però fondamentale è che, fatto l'investimento su IMU e IRAP, è soltanto un primo pezzettino. Poi c'è il secondo pezzo, l'abbiamo fatto in questi mesi, prima ancora di arrivare al nostro appuntamento del 31 maggio a Milano. Abbiamo fatto insieme, non perché voi votate in Parlamento, ma perché insieme, grazie anche al vostro lavoro, abbiamo portato a casa delle leggi importanti, ancora non tutte. Il collegato agricolo, a forza, a proposito Roberto, di andare a destra e manca Camera Senato, 887 giorni,
ma questa ci si è fatta grazie ai parlamentari anche che sono qui, ed è una legge importante. La legge sullo spreco alimentare è una grande legge, perché è il messaggio che noi non ci accontentiamo di vivere in una società di sprechi. La nostra cultura, lo dico in questo caso, mi perdonerete, parlando soprattutto di Firenze, è la cultura che con gli scarti ha fatto i piatti più affascinanti di oggi. Quando io ho un incontro internazionale a Firenze, o c'è la ribollita o c'è la pappa col pomodoro, no, per dare un segnale, come giusto che sia, perché sono, diciamo, due piatti tipici fiorentini. I Liguri, quando si va in Liguria c'è le trofie al pesto, non è che si fa soltanto per Firenze, ma quando siamo a Firenze, questi due piatti, lo sanno in particolar modo quelli più anziani, non, che oggi sono piatti, come posso dire, un po' radical chic, no? Cosa non prenderei, una zuppa, una ribollita? Sono i piatti figli della cultura, della nostra tradizione, in cui non si buttava via nulla e al terzo, al quarto, al quinto giorno si rimetteva insieme, perché la cultura di quei valori, che Ilaria ricordava, era una cultura contro lo spreco. La legge contro lo spreco alimentare, e sono grato ai parlamentari di tutte le forze politiche che l'hanno votata, perché si è proposta a noi, ha proposto una deputata del mio partito, ma l'hanno votata anche gli altri, correggetemi se sbaglio, quindi è un segnale bello, si può fare le cose insieme quando è necessario, è la conferma di questa filosofia. Noi non sprechiamo, noi abbiamo dei valori. E poi abbiamo fatto un'altra cosa che ancora non è conclusa, ma la voglio dire qui, al Nelson Mandela Forum. Perché questa città, tra le altre cose, ha che il palazzetto dello sport, anziché dedicarlo, come è comprensibile, a un brand, a un marchio, alla macchina, a, che posso dire, a un'azienda di moda, non si chiama Brand Forum. È stato dedicato, dalla intuizione saggia di Massimo Gramigni e Claudio Bertini e del comune di allora, quello prima di me, non ero io, è stato dedicato a un uomo, allora era ancora in vita, che ha dedicato la sua esistenza ai diritti della sua popolazione e di tutti gli altri, Nelson Mandela. È un caso più unico che raro che ci sia un palazzetto dello sport dedicato a dei valori e non a una marca commerciale. È bello questo. Siccome siamo qui, io voglio dire con forza che la legge sul caporalato va approvata il più velocemente possibile, perché non possiamo permettere, lo ha detto Enzo prima, che i nostri pomodori siano macchiati dal sangue. E potrei continuare, ma siccome potrei raccontarvi di quanto per me è importante, anche se non riguarda direttamente l'agricoltura, che in questi mesi si siano fatte delle cose, lasciate stare per un attimo la politica tradizionale, importanti. La legge sul dopo di noi, anche questa approvata quasi da tutti. Sapete che cos'è? Che se tu hai un figlio disabile e sei preoccupato perché non sai che cosa ti accadrà dopo, con questa legge lo Stato mette i soldi per prendersi cura e non ci sono più cittadini di serie B. La legge sul terzo settore, la legge sul volontariato e sull'associazionismo, sulla cooperazione internazionale. Non le dico perché voglio fare l'elenco delle cose del governo, le dico perché sono le cose che fanno grande l'Italia. L'Italia è anche questo, è il patrimonio di valori. Se noi non siamo questo, diventiamo come gli altri. Allora vengo e torno all'agricoltura. Dove sta la nostra specificità, la caratteristica per la quale vengono a fare le foto? Sicuramente un paesaggio meraviglioso, sicuramente la bellezza della cultura. Tra l'altro, noi ci stiamo talmente abituando alla bellezza che non ci si fa più caso, ed è un problema. Vengono da noi perché apprezzano i nostri prodotti, non c'è ombra di dubbio, e noi troppo spesso non ci rendiamo conto che questi prodotti dobbiamo aiutarvi e aiutarci a portarli di più all'estero. Ricordatevi sempre la cifra, ci sono 90 miliardi di dollari di prodotti, di euro, più corretto, facciamo in conto euro, mi viene meglio, di euro di prodotti nel mondo che hanno il nome che richiama l'Italia. Di questi, quando siamo partiti, Maurizio, quanti erano? Erano 30 o 31 miliardi e basta, quelli veramente italiani. Grazie a tutte le iniziative che piano piano stiamo mettendo in campo, certo, piano piano, si vorrebbe fare più veloce, siamo a 36,8 miliardi.
Ma che cosa vuol dire questo? Vuol dire che noi bisogna lavorare di più tutti insieme. Ma vuol dire anche che c'è una grandissima domanda di prodotti italiani, di prodotti di qualità. Ecco che da questo è arrivato il secondo impegno che io ho preso con voi. E l'ho preso a maggio, a Milano. Quello sull'etichettatura del latte. Ovviamente ci sono qui parlamentari europei come Paolo De Castro, oltre che Maurizio Martina, il ministro che sta facendo un lavoro straordinario. Sappiamo che questa è una battaglia da fare in Europa. E quindi mi permetterete di aprire 30 secondi di parentesi. Quando io vado in Europa a fare non polemiche, ma a cercare di difendere l'Italia, io non sto andando a fare una battaglia di parte. Io sto andando a rappresentare l'Italia. Perché dico questa cosa? Perché troppo spesso noi italiani, anche la mia parte politica, quindi faccio autocritica anche per i miei, perché è giusto essere molto seri, anche gli altri, ma anche i miei, tutti abbiamo considerato l'Europa come il luogo nel quale regolare i nostri conti. Se qualcuno criticava il leader italiano di turno, noi, pur di attaccare il leader italiano di turno, utilizzavamo le questioni europee contro l'Italia. Bisogna farla finita per un motivo, perché i francesi, i tedeschi, gli spagnoli, i polacchi e tutti gli altri, quando vanno in Europa, non ci vanno divisi, ci vanno insieme, perché c'è l'interesse nazionale come valore fondamentale. Quando vado in Europa chiedo a tutte le forze politiche di sostenere l'interesse nazionale del nostro paese. È fondamentale questo, vale per l'etichettatura del latte, ma vale più in generale per tante altre questioni. Allora, l'etichettatura del latte, con una soluzione anche qui di compromesso, non è la soluzione che magari qualcuno sperava, ma una soluzione però importante, un bel passo in avanti, è un bel passo in avanti, è stata fatta. Allora, logica dei piccoli passi. Oggi che partite ho aperte da discutere con voi? Una me l'avete chiesta voi, ed è quella del grano. È oggettivo. Noi sappiamo, è vero che noi dobbiamo aumentare la pasta in generale. Cioè la pasta ha un futuro straordinario nel mondo. Se noi riusciamo a rendere più forte il tema dell'italianità, la pasta ha un orizzonte che è straordinario e ha uno spazio di crescita ulteriore. Allora quelli che sono contrari a questa proposta cosa dicono? Ma non c'è sufficiente grano per... È comprensibile. Si può trovare però una soluzione. La soluzione non è mai il fanatismo. La soluzione è sempre un punto d'equilibrio, perché se è vero come è vero che noi dobbiamo portare più in là il livello della pasta, alzare i volumi della pasta nel mondo, è anche vero che possiamo aprire un tavolo, e lo ha già fatto il ministro Martina, e metterci d'accordo, per cui se c'è il grano italiano DOC 100% con tutte le caratteristiche che veniva ricordato, che sarà poco per il business di Ilaria o per qualcuno di voi, perché poi nel frattempo c'è l'olio, perché poi nel frattempo c'è il bed and breakfast, perché poi nel frattempo ci sono gli animali, tutto quello che volete, però quel pezzettino lì deve essere riconosciuto come made in Italy. E quindi quel pezzettino lì non può essere pagato allo stesso livello di come era pagato 28 anni fa. Su questo io l'impegno con voi lo prendo. Non sarà facile, avremo da discutere e lo faremo, ma io l'impegno con voi su questo lo prendo. E c'è un secondo punto e poi chiudo e si va davvero a mangiare, anche perché allora, si continuerà a chiacchierare all'ora di pranzo alla Coldiretti, è quasi una provocazione, va bene. Allora, il secondo punto che invece Roberto e Enzo non si aspettavano, così li frego stavolta perché tutte le volte fanno... Noi abbiamo tolto la parte agricola, diciamo le tasse agricole su IMU e su IRAP. Non lo sa ancora nessuno, ma nel quadro economico del DEF, è quel documento che abbiamo presentato 3 o 4 giorni fa e che poi a cui seguirà la legge di stabilità il 15 di ottobre. E quindi lo vedrete scritto in legge di stabilità. Abbiamo previsto un ulteriore elemento. La parte di IRPEF agricola che voi pagate sarà cancellata a partire dal 2017. Perché? Perché bisogna far passare il concetto, bisogna far passare il concetto che chi lavora la terra deve avere, non vi risolve i problemi,
È un altro pezzettino. È la logica del passo dopo passo. Non è che da quel momento è fatta, ah beh, allora si è vinta il Toto la lotta all'Enalotto. No. Però è un altro pezzettino importante. E va in una logica che è il vero messaggio che io avverto come presidente del Consiglio, oltre che come nipote di un sensale. Che negli ultimi decenni la politica ha fatto credere che l'agricoltura fosse roba di serie B. Fosse roba per gente che non sapeva bene che cosa fare, un po' di sfigati che restavano a lavorare la terra. E non ci si è resi conto che invece se vogliamo fare le politiche contro, vi provoco, il dissesto idrogeologico, il primo elemento contro il dissesto idrogeologico è tenere per bene i nostri campi, è tenere per bene i nostri torrenti, è avere persone che non abbandonano la terra. Quanta saggezza contadina c'è in questo! Il secondo elemento è che bisogna avere un patrimonio di bellezza diffusa come è l'Italia, che, oh, se te prendi Cortona, perché hai citato Cortona, ma potrei citarne 10.000, dalla Liguria fino appunto ai confini sud della Toscana, alla Maremma, fino all'Appennino, a tutto il resto. Se voi prendete anche soltanto 2 o 3 antiche pievi del vostro territorio, e se voi poteste immaginare di trasferirle in una qualsiasi altra nazione, quelle pievi diventerebbero il centro attrattivo di un turismo straordinario, perché noi siamo circondati, quasi sopraffatti dalla bellezza. Tant'è vero che quando si va all'estero non ce ne rendiamo conto finché gli altri non ce lo ricordano. E allora il punto chiave è che sì, alla fine c'è 1 miliardo di euro in meno di tasse complessive, lo ha detto Gesmundo, lo ha detto Moncalvo, lo ha detto Martina e lo ripeto io. Sì, non c'è più nemmeno l'IRPEF dal prossimo anno, perché è un'operazione che dà il senso di restituzione del valore sociale dell'agricoltore e del contadino. Ma c'è un elemento in più che io vi chiedo, e non vi parlo né di referendum né di bicameralismo, vi chiedo una cosa più importante ancora. Vi chiedo, datemi una mano a dare il messaggio nel paese e fuori che l'Italia è più grande delle piccole polemiche, delle piccole beghe che tutti i giorni io vedo a Roma, che tutti i giorni vedo nei TG, che tutti i giorni vedo nei talk show. Fate capire a questi cos'è la vera vita di tutti i giorni. Aiutatemi a dire che l'Italia, perché poi i presidenti del Consiglio passano, i ministri passano, i sindaci arrivati ora, ma insomma vabbè, anche i sindaci passano, passano tutti, l'Italia resta. E perché l'Italia sia considerata più forte nel mondo, quando io vado a fare le battaglie in Europa non ci vado perché ho voglia di litigare o perché sono fiorentino e mi piace l'idea di provocare, ci vado perché in questi ultimi anni all'Italia non è stato dato, a cominciare dall'agricoltura, il giusto peso e il giusto ruolo. Tutti insieme riprendiamoci questo ruolo, viva la Coldiretti e viva l'Italia! Allora, grazie davvero al Presidente del Consiglio. Noi continueremo a lavorare perché l'Italia continui ad essere sempre più forte. Con una...